Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 26 maggio, ricordiamo San Filippo Neri, ascoltiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti dal 32 al 45. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno, lo uccideranno e dopo 3 giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato. Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non sia così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Il Vangelo di oggi ci mostra Gesù che si trova insieme ai suoi discepoli sulla strada per salire a Gerusalemme, dove avrebbe donato la sua vita subendo la condanna a morte sulla croce, l'abbandono anche delle persone a lui care, ma sarebbe poi anche risorto, così annuncia, no? Gesù quindi dichiara ai suoi discepoli quello che avrebbero vissuto a Gerusalemme. Il testo ci mostra che questo annuncio di Gesù non viene compreso dai suoi discepoli. Infatti Giacomo e Giovanni fanno una richiesta che è del tutto fuori dal discorso che il maestro stava facendo loro, no? I due non sanno ancora che l'amore di Gesù può arrivare a dare la vita, partecipando al dolore umano attraverso la croce. La risposta di Gesù alla loro richiesta, infatti, è misteriosa e determina questa immersione nell'amore, no? E poi non è soltanto così misteriosa per loro, ma è anche molto determinata perché da un lato fa riferimento appunto al calice e al battesimo, e quindi questi sono elementi simbolici per indicare l'offerta della sua vita, no? Dalla croce, nel sacrificio del dolore. Dall'altro lato invece dice apertamente che non gli è possibile soddisfare questa loro richiesta di sedere nella gloria, uno alla destra, uno alla sinistra. E quindi cosa fa Gesù? Smaschera, questa ambizione dei due apostoli, fratelli, Giacomo e Giovanni, che appunto non hanno ancora capito che la gloria di Gesù non è la fama terrena. È offerta, ma è una dimensione diversa, comprende il dono della vita. La fama terrena è limitata alla dimensione terrestre, mentre la gloria di Gesù, il dono della vita, della sua vita offerta per amore, passando appunto per l'umiliazione della croce, permette di accedere a una dimensione diversa, alla dimensione dell'eternità. Il testo poi ci fa comprendere anche che gli altri discepoli non sono esenti da questo tarlo dell'ambizione umana, di stare ai primi posti, di essere i migliori, permettendo di far nascere nei cuori dei risentimenti anche verso Giacomo e Giovanni. Quante volte
Qui mi viene da dire anche noi, no, ci perdiamo dietro queste nostre ambizioni, alle nostre gelosie, alle invidie e quindi cominciamo a nutrire nel cuore anche sentimenti negativi verso gli altri, i giudizi, no? A questo punto però nel testo, ed è importante, interviene Gesù che chiama intorno a sé questi discepoli e ricorda loro, a loro in quel tempo e a noi oggi, che chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Queste sono parole che dovremmo davvero ripetere e stampare nel nostro cuore. Mettere in pratica infatti questo insegnamento di Gesù vuol dire proprio educare la nostra naturale ambizione e trasformarla da ambizione della gloria umana a ambizione della santità, che passa sempre attraverso l'umiltà di mettersi al servizio di tutti. Ecco, oggi ci viene dato anche un esempio concreto nella liturgia, perché appunto, come dicevo, ricordiamo San Filippo Neri, che fu appunto sacerdote totalmente dedicato ai poveri orfani, bambini, giovani che abitavano le strade della Roma cinquecentesca. Per loro fondò l'oratorio, un luogo dove i ragazzi potevano vivere insieme, praticando letture spirituali, canti e anche opere di carità. Filippo Neri praticò l'amore verso il prossimo, la semplicità, la gioia, proprio nell'essere umile, sempre disponibile per gli altri. Di lui si custodiscono numerosi aneddoti, ma io oggi voglio ricordare con voi un aneddoto particolare che ci fa riflettere molto su questo Vangelo di oggi. Si dice che a San Filippo Neri, amico non solo dei ragazzi di strada e della povera gente, ma anche di pontefici, cardinali, in particolare il cardinale di Milano, Carlo Borromeo. Ecco, questi cardinali, questi pontefici, queste grandi celebrità spesso ricorrevano ai suoi consigli. Ecco, si dice appunto che fosse stato proposto a Filippo Neri di diventare a sua volta cardinale, per la popolarità di cui godeva, per la sua dedizione verso tutti, ma anche per la sua particolare amabilità e anche simpatia. Le persone si avvicinavano a lui gradevolmente. Ma Filippo, che tralasciò sempre nella sua vita le ricchezze materiali e qualsiasi privilegio, rispose con grande semplicità e con un grande sorriso al Papa. «Io cardinale?» disse. «Non me ne voglia, eccellenza, ma io preferisco il paradiso». Ecco, ci aiuti San Filippo Neri, affinché anche noi possiamo servire gli altri fino ad arrivare a preferire il paradiso, ancora di più di tutti gli onori che potremmo raggiungere su questa terra. Buona giornata.